Bentrovati mercoledì 8 dicembre, naturalmente si festeggia l'Immacolata Concezione, il proverbio ci ricorda dicembre variante, inverno incostante, segno per segno l'oroscopo in questo 8 dicembre. Ariete, un complimento sincero, oggi potrebbe mandarvi su di giri in maniera esaltante. Cercate di contenervi un pochino. Ricordatevi di riservare un pensiero gentile, un piccolo dono a una persona che sta attraversando un periodo particolarmente critico. Siate generosi e non ve ne pentirete. Toro, il tempo vi porterà ad essere molto pigri. Non vi sarà facile adempiere alle vostre incombenze quotidiane. Oggi vi piacerebbe dare un calcio a tutti i vostri impegni per cullarvi in dolci sensazioni di benessere. Saprete comunque vivere serenamente la giornata. Gemelli, non date ascolto alle parole di chi vi consiglia di vendicarvi di un torto subito. Avete più ragione voi nel decidere che è meglio stare alla finestra a guardare quello che accade. Farete bene a valutare profondamente i rischi di una certa operazione finanziaria. Siate estremamente cauti. Cancro, attenzione a non tirare fuori dai vostri ricordi troppe emozioni. Vi piacerebbe attaccarvi ad esse per vivere, ma così facendo rischiereste di perdere una formidabile occasione, e cioè quella di vivere nel vostro presente. Umori mutevoli, siate più determinati e buttatevi alle spalle il passato. Leone, vi sentirete molto attivi durante la giornata e riuscirete a sbrigare molte incombenze. Avrete più tempo quindi per organizzare una breve vacanza che tanto vi sta a cuore per il prossimo weekend. Non fate troppi castelli in aria però, potrebbero esserci imprevisti. Vergine, utilizzate a vostro vantaggio la sicurezza di cui oggi vi sentirete particolarmente ricchi. Affrontate con decisione una spinosa situazione che non avete ancora potuto chiarire, più per timore che per effettive difficoltà. Ne sarete poi molto soddisfatti e tutto tornerà a vostro vantaggio. Bilancia. Forse non ci crederete, ma qualcuno che vi sembra così glaciale nei vostri confronti in realtà vi osserva con molto interesse. Ve ne accorgerete dal lieve imbarazzo con cui vi sorriderà quando i vostri sguardi si incroceranno. Procedete con cautela, non siate precipitosi e soprattutto usate il cervello. Scorpione, non vi servirà a rendere noto a tutti che i benefici sono stati ottenuti proprio per merito vostro, anche se è vero, la vostra arroganza riuscirà a indisporre le persone alle quali vi rivolgerete. Usate la tattica del sorriso e della semplicità, ne trarrete di sicuro molti più vantaggi. Sagittario, non prendete troppi impegni, state parlando con troppe persone e a ognuna fissate nuovi incontri, appuntamenti, che riflettendo capirete di non poter rispettare. Fissatevi una tabella di marcia più leggera e calmate gli entusiasmi. Non siate troppo disordinati nell'alimentazione. Lo stomaco è piuttosto delicato in questo periodo. Capricorno, non sarete in grado di esporre le vostre ragioni senza cadere nel facile vittimismo. Quindi evitate in questo momento di imporvi e vivete più serenamente la vostra giornata. Può darsi che qualcuno noti la vostra serietà e vi chieda di sfogarvi liberamente, aiutandovi. Acquario, varrebbe la pena di valutare con attenzione la proposta di una vacanza per staccare dalle solite quotidianità. In effetti rischiate di farvi troppo coinvolgere dai nuovi eventi. Avete veramente bisogno di vivere in maniera più spensierata. Novità economiche in arrivo risolveranno molti problemi. Pesci, potrebbero mettere accanto a voi un nuovo collega al quale insegnare il lavoro. C'è nell'aria anche un progetto di fare un viaggio di lavoro. Non lasciatevi intimorire dalla novità, ma sappiate che se siete stati scelti è perché tra poco potrebbe arrivare una promozione. Tirate fuori un po' di grinta.